Un seminario d'approfondimento sul servizio volontario europeo è quello che si è svolto oggi al Palazzo della Cultura, patrocinato dall'amministrazione comunale e presentato dal direttore dell'Agenzia Nazionale Giovani, Paolo Di Caro. Il programma comunitario Gioventù in Azione, istituito dall'Unione Europea con validità 2007-2013, mette in atto il quadro normativo a sostegno delle attività educative non formali per i giovani e mira a stimolare la cittadinanza attiva, la solidarietà e la tolleranza tra i giovani europei, coinvolgendoli nella realizzazione dell'Unione Europea del futuro. Gioventù in Azione promuove la mobilità dentro e fuori i confini comunitari attraverso l'apprendimento non formale ed informale, il dialogo culturale, incoraggiando l'inclusione giovanile a prescindere da educazione e contesto culturale. Il programma ha quattro priorità permanenti, vale a dire cittadinanza europea, partecipazione dei giovani, diversità culturale, inclusione e alcune priorità annuali aggiuntive, perseguite attraverso cinque azioni chiave. La prima di queste azioni è la Gioventù per l'Europa, la seconda è il Servizio di Volontariato Europeo, la terza è la Gioventù nel Mondo, la quarta è la Struttura di Sostegno per i Giovani, la quinta è il Sostegno alla Cooperazione Europea in ambito giovanile. Ogni giovane interessato a partecipare al programma dovrà contattare le strutture in cui progetti sono stati selezionati. La lista di tali strutture è presente nel sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, insieme a tutte le altre informazioni in merito all'azione. Il Servizio Volontario Europeo è una delle attività e una delle azioni che vengono finanziate da un programma comunitario che si chiama Gioventù in Azione, programma rivolto a giovani fra i 13 e i 30 anni che consente ai ragazzi di vivere intanto un'esperienza fondamentale all'estero e di acquisire anche delle competenze chiave che poi possono essere spese sul mercato del lavoro, quindi competenze linguistiche, competenze professionali. È un programma che finanzia interamente le attività dei ragazzi e dei giovani, quindi non comporta nessun esborso economico e soprattutto è un programma aperto a tutti. Il mitico Erasmus è stato in questi anni il programma più conosciuto a livello europeo, che ha finanziato delle attività di studio, delle esperienze di vita all'estero, ma è un programma non per tutti, è un programma elitario perché è rivolto agli studenti universitari, è rivolto a chi ha la possibilità anche economica di partecipare ad Erasmus. Gioventù in Azione da questo punto di vista è stata una grande novità ormai qualche anno e consente anche a chi non ha un alto livello di scolarizzazione e a chi non ha le possibilità economiche di usufruire di queste opportunità offerte dalla comunità europea. I risultati intanto sono, lo dico da siciliano in Sicilia, sono intanto quelli che noi abbiamo speso tutti i finanziamenti comunitari. Dovrebbe essere la regola, ma non lo è, perché sapendo che cosa accade con il Fondo Sociale Europeo in alcune delle regioni di Obiettivo 1, questa è purtroppo una novità che devo sottolineare. Quindi noi spendiamo tutto, quindi finanziamo tutti i progetti per l'importo che ci è stato concesso. Le opportunità sono quelle intanto di acquisire queste competenze che possono essere spese sul mondo del lavoro, perché oggi conoscere una lingua è fondamentale in un mercato del lavoro che non è più solo locale, non è più quindi neanche nazionale, ma è europeo e mondiale. E poi c'è la possibilità per chi vuole lavorare con i giovani di continuare con Gioventù in Azione, sempre con l'intervento dell'Europa per farlo da operatore giovanile, da leader dei gruppi, da animatore, da facilitatore. Quindi è un mondo nel quale si vive e si lavora a contatto con i giovani.